Please take this opportunity to pay a visit to our official store where memorabilia from today's match are now available. Un caloroso saluto a tutti gli appassionati di sport che ci seguono da casa e ben ritrovati in quella che è la prima partita di questa competizione. Non è più tempo di amichevoli prestagionali e dopo aver terminato il rodaggio per scollarsi di dosso la ruggine accumulata nelle gambe, si ricomincia finalmente a giocare per il bottino pieno. Una vittoria oggi sarebbe importante per partire con il piede giusto e dare ai tifosi un buon motivo per tornare a casa soddisfatti. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci a... Cavani! Ci riprova. A una. E colpisce il palo! Sono entrati bene in partita e quando è così aumenta anche la fiducia con cui riescono a giocare. Supera il diretto avversario. Non ha sfondato ma ha reso la vita difficile alla difesa, iniziativa interessante. Era troppo solo, non poteva fare altro. Ottima pre-pressione, palla al piede. Ottimo intervento! Ha provato l'azione individuale, senza successo però. È inevitabile che andasse così, era davvero complicato trovare il varco giusto in mezzo a così tanto traffico. Cerca l'uomo là davanti. La mette in avanti. Bruno Fernandes. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Eh sì, intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili in questo frangente. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Prova a darla profonda, nello spazio. Era al posto giusto, un bel anticipo. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Saul sceglie di andare per vie verticali. Chiellini. Errore qui, pallone sprecato. Ci prova con un pallone profondo. Occasione per il contropiede. È riuscito a passare. Colpisce. Palo. Cercano l'azione veloce. Bruno Fernandes. Vede lo scatto e cerca la profondità. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Dybala. Pogba prova. C'è l'opportunità per il contropiede. Vela. Hazard ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Pallone interessante in verticale. Lo sposta di peso e gliela porta via. Niente di fatto, azione interrotta. Bruno Fernandes. Arriva Mertens. Prova a tirare. Bella parata! Prova il cross in aria. Decide di sfruttare la fascia. Prova a darla profonda, nello spazio. Attenzione, può avanzare e tirare.
prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Pogba, ottimo senso della posizione, pericolo sventato, vede lo scatto e cerca la profondità. Sceglie di andare per vie verticali. La mette in mezzo. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Ci prova con un pallone profondo. Ottimo scatto sulla fascia, premiato dal compagno. Il passaggio è da brivido, che rischio. Può andare, chance, la toglie dalla porta. Ottima la parata del portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Colpisce il pallone, altra chance. Ottima la conclusione. Ottima giocata, si è coordinato bene e ha effettuato una buona conclusione. Da lì può segnare. Traversone in aria. Pogba. Dybala, Pogba. Primo tempo che finisce qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande e questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Si parte per la seconda frazione di gioco. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Mertens fa calcio di punizione per il Napoli. Stanno giocando con una concentrazione sovrumana là dietro. Cerca lo spunto. Occhio, è un grande riflesso qui. Hazard! Ma che gol ha fatto? Un gol importante questo, Fabio. Sa di essere un giocatore decisivo per questa squadra e ha colpito al momento giusto, appena rientrato in campo. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. E il risultato si sblocca, 1-0. Qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore nella pausa, ha funzionato a meraviglia. Vela. Arnold. Arnold. Prova la fondo sulla destra. Guadagna metri. Tiba. Colpisce il pallone. E sì, trova la rete. Il vantaggio è durato una manciata di minuti e siamo di nuovo pari. Non si sono lasciati abbattere dal gol subito pochi minuti fa e hanno immediatamente risposto agli avversari. Forse ancora un po' inebriati dal gol del vantaggio. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Azione personale straordinaria, Fabio. Io lo sai, non voglio essere di parte, ma visto quello che ha fatto, speravo proprio la mettesse dentro. Se l'è meritato. Si ricomincia da una situazione di parità. È incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Non impensierisce la difesa. E passa! Calcio di punizione per la Juventus. Punizione interessante, le opzioni a disposizione sono tante. Seguiamola da vicino. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Dybala. Ed ecco il sollievo della difesa per l'occasione sfumata.
The attendance for this match was 70,987. Bella. Pallone interessante in verticale. Credo che l'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare alti e non partecipare troppo alla fase difensiva. È abbastanza evidente dalle disposizioni in campo. Puntano tutto sul contropiede, quindi, no? Esatto, esatto, è proprio così. Il loro obiettivo è riconquistare la palla e farla arrivare subito agli attaccanti. Piquet. Errore qui, pallone sprecato. Vela. Fabian Ruiz. Vede lo scatto e cerca la profondità. Prova il tiro! E c'è il gol del Napoli! Con questo gol sono di nuovo in vantaggio. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. The goal for Napoli after 67 minutes is Timo Werner. Timo Werner. Timo Werner. And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation.
Un caloroso saluto a tutti gli appassionati di sport che ci seguono da casa e ben ritrovati in quella che è la prima partita di questa competizione. Non è più tempo di amichevoli prestagionali e dopo aver terminato il rodaggio per scollarsi di dosso la ruggine accumulata nelle gambe, si ricomincia finalmente a giocare per il bottino pieno. Una vittoria oggi sarebbe importante per partire con il piede giusto e dare ai tifosi un buon motivo per tornare a casa soddisfatti. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Senza dubbio Cavani, è il prototipo dell'attaccante completo. È potente, è veloce, è tecnico, soprattutto non si risparmia mai e partecipa attivamente anche alla fase di contenimento. Impossibile non citarlo, oggi cercherà sicuramente di dare spettacolo. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Duncan ci crede, cerca la porta. Pallone interessante, in verticale. Ed ecco il cross. Non hanno perso tempo per recuperare palla. E sbaglia completamente il suggerimento. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male. Ma ci prova! La gioca in profondità. Alfred Duncan. Occasione per il contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Cerca il passaggio filtrante. Attenzione, occhio al tiro! Pallonetto inefficace. Peccato, qui sarebbe stato davvero un gran bel gol. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Palla giocata in verticale. Ecco un'occasione di contropiede. Ha spazio per cercare il gol. Traversone in... Attenzione! Un salvataggio molto efficace. Ottima la parata del portiere. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. In porta ed ecco il sollievo della difesa per l'occasione sfumata. Alfred Duncan costruiscono la manovra con sicurezza, ferma l'azione avversaria e fa ripartire suoi. La Lazio a calcio di punizione. Ha un'ottima visuale dello specchio della porta. Se vuole provarci da quella distanza, deve cercare. Prova direttamente. Rubare palloni così non è mai un caso. Non può sbagliare. Cavani. Felipe Anderson, bel tiro! E c'è il gol della Lazio. Prima rete per la Lazio. Ha vinto la sfida depositando il pallone in rete senza nessuna difficoltà. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Ha aspettato un suo movimento e poi ha gonfiato la rete. La Lazio mette a segno il primo gol della gara, 1-0. Una rete importante che costringe gli avversari a reagire. Ora la partita si farà più avvincente. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area.
Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Libera il colpo, cerca il tiro. E va a colpire di testa. Gol, non sbaglia. Sono passati pochi minuti per riprenderli. Pareggio immediato. Gli avversari hanno mollato un po' il colpo dopo aver segnato e hanno iniziato a difendere in maniera un po' pigra. Loro invece ci hanno creduto subito e hanno schiacciato il piede sull'acceleratore. Un pareggio immediato e meritato. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Si riparte di nuovo in parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova a darla profonda, nello spazio. Alfred Duncan. Palla in avanti, verso il compagno. Lozano. Cercano un'azione veloce. Allarga il gioco a destra. Una giocata intelligente, a sfruttare il movimento largo sulla corsia esterna. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Se ne va, ci prova con un pallone profondo e l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Supera il diretto avversario, c'è spazio per calciare, la gioca in mezzo, intervento fondamentale. Alfred Duncan. Qui può partire il contropiede. Può liberare il tiro. Occhio alla conclusione. E c'è il gol della Lazio. Ce l'hanno messa tutta e sono di nuovo avanti. Proprio nell'angolo. Il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Boates. Akpakpro. Sceglie di andare per vie verticali. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. Ecco il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo. Il Napoli ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. C'è l'opportunità per il contropiede. Anderson ci prova con un pallone profondo. Errore qui, pallone sprecato. Opportunità di ripartire. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Duncan. Pallone interessante, in verticale. Non si lascia abbindolare, recupera palla. E passa. La gioca all'indietro. Duncan. Provano a partire in velocità. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Boates.
Il tempo scorre, sono ancora in svantaggio, vediamo come va a finire. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Arriva Cavani, vede lo scatto e cerca la profondità. Prova con il tocco basso, tenta la conclusione. Guarda Fabio, meglio di così è impossibile difendere. Il portiere è in debito con lui di una cena come minimo. The attendance for this match was 72,306. Bella apertura. Supera il diretto avversario. Preferisce il retropassaggio. Cercano l'azione veloce. Bruno Fernandes. Errore qui, pallone sprecato. Lungo passaggio in avanti. Saul. Sceglie di andare per vie verticali. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Opportunità di ripartire. Soltanto rimessa laterale qui. Substitution for Napoli. Saul. Hazard. Cavani. Ci prova con un pallone profondo. Coming on the field. Number 6. Alfred Duncan. La chiave del match è da ricercare nel possesso palla. Stanno concedendo troppo da quel punto di vista. Fabian Ruiz. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a verticalizzare. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Pallone interessante, in verticale. Vede lo scatto e cerca la profondità. Pallone interessante, in verticale. Sceglie di andare per vie verticali. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Ecco il traverso. Va di testa! Di Lorenzo. Fabian Ruiz. Non è troppo lontano, cerca il tiro. Beh, non è stato un gran tiro, da lì poteva fare decisamente meglio. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Ci prova con un pallone profondo. Felipe Anderson ha spazio per provare il tiro. Ecco il tiro! Alfred Duncan. Luca, che ne dici? Possiamo considerare chiusa la partita ormai? A questo punto l'unica è gettarsi in avanti. Azione fallosa, nessun dubbio. Il giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così. Duncan. Felipe Anderson. È un difensore moderno, efficace anche in fase offensiva. C'è il colpo di testa! E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Prova a giocarla in profondità. Duncan. La mette sulla sinistra. Occasione per il contropiede. Prova a darla profonda, nello spazio. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Akpakpro. Oggi è autore di un assist. Anderson. La partita agli sgoccioli, ma ci sta ancora un ultimo assalto. There will be one minute added time. Bruno Fernandes.
Ecco un'occasione di contropiede. Pallone interessante, in verticale. È riuscito a passare. Intervento completamente sbagliato. Calcio di rigore, nessun dubbio. È un momento cruciale per entrambe le squadre. E adesso c'è solo il portiere tra lui e il pareggio. Ha sbagliato davvero in maniera incredibile. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Una buona prestazione sul piano del carattere. Please take this opportunity to pay a visit to our official store where memorabilia from today's match are now available. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa. Immagini del genere stanno diventando ormai un'abitudine in questa competizione. Un festival di colori contrapposti che rispecchia quanto succederà in campo tra non molto. Il livello del torneo è sempre alto, ma anche l'intensità sta salendo di giri a ogni turno e le partite assumono nuovi significati e importanza man mano che si va avanti. La fame di vittoria si fa pungente ed è arrivato il momento di soddisfarla. Che complesso magnifico! È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Fabio, per me è impossibile non nominare Hazard. È uno dei migliori giocatori europei della sua generazione. Mertens! E la palla è entrata! Ed è subito spettacolo! Che gol! I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente. E l'ha appena dimostrato. Si è liberato con un inserimento sul filo del fuorigioco ed è stato premiato con un pallone nello spazio dato Fabio con... Bruno Fernandes! La sfera entra in porta! E due sono partiti con il botto. Bruno Fernandes ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. Il Napoli può gestire un comodo vantaggio di due reti. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Se ne va. E come prova a salire in aria. Non si fermano più, ancora a segno. Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. Si riparte dal 3-0. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Provano a partire in velocità. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Luis Suarez ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio.
cercano l'azione veloce. Arriva Cavani, si fa largo con grande determinazione. Bruno Fernandes, ed ecco che viene servito sulla fascia e passa. Un intervento impeccabile. Interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. Ecco lui Suarez. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Allarga il gioco a destra. Scodella il cime. Ottimo salvataggio. E ancora. Portiere battuto. Rete. Un 1-2 veramente da KO. Semplice ed efficace. Ha capito dove sarebbe andato il pallone ed era pronto a segnare. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Substitutions taking place. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Cavani. Bruno Fernandes ottiene un buon calcio di punizione. Calcio di punizione già battuto. Viene sbilanciato dalla difesa di Lorenzo. Pallone in aria. In questa fase iniziale della gara stanno sfruttando molto bene la fascia destra. Hanno scoperto i limiti degli avversari in quella zona del campo. Vedremo se sapranno sfruttare gli inserimenti. I difensori staranno pensando alle contromisure. Se concentrarsi sull'uomo... Può provare! Ha segnato! Sembrano avere il totale controllo della gara. I tifosi della squadra che sta subendo rumoreggiano. Almeno quelli che non se ne stanno già andando. Non è facile vedere la tua squadra dare uno spettacolo così dal vivo. Tre gol! È una giornata memorabile per lui. Beh, la sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta. E loro è un dominio assoluto. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. La parete difensiva oggi è difficile da girare. Cavani è l'autore del fallo. Arriva Cristiano Ronaldo. Modric. Foden. La palla entra in aria. Occhio al tiro! Il pallone spinge! Beffa l'estremo difensore! Istinto da predatore. Raccoglie la palla vagante in sacca. Che reazione! Ha letto la situazione e ha anticipato la traiettoria del pallone, arrivando prima di tutti. Con questo gol dimostrano quantomeno di non aver staccato la spina mentalmente. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Fabian Ruiz. Si riparte con un fallo laterale. Intercetta il pallone, ben fatto. Prova a darla profonda nello spazio. Luis Suarez. Ha angolato troppo sulla sinistra. Ah.
Mertens. Mertens. Bruno Fernandes. Recuperano il possesso del pallone. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Two added minutes has been indicated. Ecco Luis Suarez. Lo sposta di peso e gliela porta via. Sceglie di andare per vie verticali. Passaggio, cerca il tiro. E con questa azione cala il sipario sul primo tempo. L'euforia sembra riempire l'aria, Fabio. I tifosi avrebbero voluto che il primo tempo non finisse mai. Non so se la gara continuerà su questi binari nella seconda parte. C'è anche un vantaggio da difendere. Non capita spesso di trovarsi negli spogliatoi con un tale vantaggio. Adesso dovranno solamente gestire. Il direttore di gara ha dato via la seconda frazione di gioco. Vediamo se c'è qualche sostituzione. No, Luca, seconda... Bruno Fernandes! Hazard la mette in mezzo. Ecco il tiro! Salvati dal palo! Va su rimbalzo! Hanno corso un rischio evidente, ma l'hanno scampata. A questi livelli non puoi concedere occasioni del genere. Stavolta è andata bene, ma non possono assolutamente correre questi rischi. Chance per tirare. Il portiere dice di no. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. La mette in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Bruno Fernandes va di testa, supera la linea, gol! Sappiamo tutti che per un professionista il gol è sempre una soddisfazione, ma qui c'è da domandarsi se non sia meglio rallentare un po' per non umiliare troppo gli avversari. Stanno facendo una partita straordinaria. Tutto sembra facile, tutto funziona. Gli avversari invece stanno contando i secondi che mancano al fischio finale. Vorrebbero sparire. Partita saldamente nelle loro mani. Silva può vedere la porta da lì. Azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Pallone interessante in verticale. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole bloccata da un intervento ugualmente eccellente. L'estremo difensore la caccia lunga. Hazard. La palla esce dal campo, sarà rimessa per il portiere. Bruno Fernandes. Che pallone gli ha dato! Colpisce! Miracolo di Khan, infilza il portiere. Ancora un gol, sono chiaramente superiori e infieriscono. Vogliono portare a casa un risultato da ricordare. Mi permetto, Fabio, di spezzare una lancia a favore dei ragazzi che stanno subendo una sconfitta così sonora. È uno di quei giorni in cui non ti funziona niente e saltano gli schemi sfuriati in allenamento. Tutto quello che fai si trasforma in un gol subito. Può capitare anche ai migliori, devono riflettere e riprendersi.
And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation. La domanda che ronza sicuramente nella testa dei tifosi è soltanto una: riusciranno i loro beniamini nell'impresa? Si prospetta un altro test importante per la squadra e se i risultati sul campo saranno quelli sperati, i benefici saranno immensi. I tifosi sono pronti, i cori si levano già nel cielo, le bandiere sventolano da un pezzo e l'atmosfera è senza dubbio già rovente. Tra non molto però saranno i giocatori a scendere in campo e a doverci credere fino in fondo. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Secondo me Ziyech può fare una... Cavani! Che gol! Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata ed eccola, è quello che fanno i grandi campioni. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. E la partita inizia alla grande, subito gol. Occhio al tiro! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Era un'occasione ghiotta, Fabio. Non ha trovato la porta, ma la difesa avversaria ha avuto un brivido. Riceve il passaggio. Che leggerezza! Devono stare più attenti. Ziyech. E passa. Va via in dribbling. Può segnare da lì. Tempismo perfetto. Bell'intervento. Vede lo scatto e cerca la profondità. Aubameyang ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Cross verso, salta, grande parata su una palla insidiosa, spazza il più lontano possibile, fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. C'è l'opportunità per il contropiede. Wan-Bissaka si riprenderà con una rimessa laterale. Pallone interessante, in verticale. Supera il diretto avversario. Va di testa! Clamorosa traversa! Se ne va. Grande slalom. E trova il colpo. Prova a tirare. Trovano la rete. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Goal! After 20 minutes is... Si riparte di nuovo in parità. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Conclusione, e c'è il gol del Napoli. Rimettono la testa avanti, che partita! E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che giocatore, gli avversari non lo lasciavano respirare ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Hazard! Allarga il gioco a destra.
Ha salvato la sua squadra a portiere battuto. Si è sacrificato ed è stato decisivo. Errore qui, pallone sprecato. Lungo passaggio in avanti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. E va a colpire di testa! Una buona iniziativa, ma non è bastato. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Wan-Bissaka. E passa! Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Intercetta il pallone, ben fatto. Wan-Bissaka. Prova a darla profonda, nello spazio. Supera il diretto avversario. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Opportunità di ripartire. Hazard. Saul. Arriva Cavani. Libera il compagno Bruno Fernandes. Una palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Se ben eseguito, un passaggio in profondità può essere letale. Peccato che qui la conclusione non sia stata all'altezza del suggerimento ricevuto. Se ne va. Aubameyang, c'è tiro! Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ma doveva tirare. La gioca a sinistra. Saul, occasione! Ci prova con un pallone profondo. Calcio d'angolo per il Napoli. La toglie dalla porta. Hazard, la sfora entra in porta. Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. L'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Si è fatto trovare pronto. Ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Due gol di vantaggio sono tanti, ma attenzione, nel calcio può succedere di tutto. Guadagna metri, ha spazio per cercare gol, prova a creare... Tocca con la testa! Che grande parata! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Cavani interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Calcio di punizione per il Napoli. Finisce sul referto dell'arbitro con una ammonizione. Fabián Ruiz. Passaggio splendido, una chance. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. E cercherà di metterla in mezzo. Spazza via. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Difficile dire con certezza se questo vantaggio di due gol potrà essere decisivo. Certo, al momento non vedo come gli avversari possano riuscire a invertire la tendenza nel secondo tempo. 3-1, già tanta emozione alla fine di questo primo tempo.
Substitutions taking place. E iniziano i secondi 45 minuti. Sané e passa. Intercetta il passaggio, pericolo. Non perdono tempo a recuperare il pallone. Sceglie di andare per vie verticali. Cerca spazio. Supera il diretto avversario. Traversone in arrivo. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Substitution for Napoli, Fabian Ruiz, Bruno Fernandes, Saul. Cavani. Prova a darla profonda. Coming nello spazio, è libero di creare pericolo. Può colpire, fuori di poco, sfortunati number qui. Six. Number 8, Timo Werner. Robertson. Intercetta la rimessa, bell'anticipo. Dybala. Pallone interessante in verticale. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. La toglie dalla porta! Che parata! Certo, non un intervento di routine. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Decide di allontanarla. Può liberare il tiro. Conclusione! E arriva il gol! E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Doveva solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo libero. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Vantaggio di 3 reti. Piuttosto rassicurante, direi. Se ne va. Grande azione personale. Sané. Cross di Sané. Incornata! Aveva spazio davanti alla porta, grande occasione fallita. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. The attendance for this match ci prova con un pallone profondo. 649. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Il giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così. Questo è un classico esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio? Questo fallo doveva essere evitato. La gioca in profondità. Darwin. La mette sulla sinistra. Sulla fascia. È libero. Palla al centro. Va di testa. Tutto bene, tranne il tiro, che però non è un dettaglio. Vede lo scatto e cerca la profondità. Cerca il tiro. Finalizzazione decisamente infelice. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Robertson decide di giocarla in profondità. Fa tutto da solo e fa bene, gran dribbling.
intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Intervento decisivo. Robertson. Alla peggio nello scontro di forza. Passaggio smarcante, ora deve segnare. C'è il colpo di testa. Beffa l'estremo difensore. C'è una sola squadra in campo. Atteggiamento, personalità, forza, condizione fisica e mentale. Stanno dominando. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Calcio di punizione per il Napoli. Riceverà sicuramente un cartellino, vediamo un po'. Rosso, nulla da ridire, è stato un intervento imperdonabile. E ora dovranno giocare il resto della gara in 10.